La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita. Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione dalla Toscana. Firenze, due varani ritrovati al Parco delle Cascine. Incredibile ritrovamento della polizia a cavallo nella zona del Parco delle Cascine, rinvenuta una scatola con dentro due varani. Gli esemplari si trovavano all'interno di una scatola di cartone abbandonata nei pressi di uno degli ingressi secondari dell'ippodromo di Via del Visarno. I due rettili sono in buone condizioni di salute e sono stati presi in consegna dai volontari di un'associazione animalista. Secondo quanto emerso, si trovavano all'interno di una grossa scatola di cartone sigillata con del nastro adesivo e forate ai lati per permettere l'ingresso dell'aria. Del ritrovamento sono stati informati anche gli agenti del Corpo Forestale dello Stato che attraverso il servizio veterinario dell'ASL hanno individuato un'associazione animalista che si occupa di questo tipo di animali. Grosseto, Piazza d'Europa, torna a Grosseto. Itinerario nel gusto e nelle culture di tutta Europa attraverso 150 stand allestiti nel centro di Grosseto. Taglio del nastro venerdì 1 novembre alle 11 fino a domenica 3. Il mercato internazionale Piazza d'Europa torna nel centro storico di Grosseto. La kermesse è proposta da Confcommercio in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comune di Grosseto. Gli espositori stranieri di varie regioni d'Italia con una rappresentanza di una quindicina di commercianti ambulanti locali metteranno in mostra e in vendita una grande varietà di prodotti non solo enogastronomici, dall'artigianato del Marocco alle essenze della Provenza, dai pregiati tessuti di Frianda e caldi colbacchi della Russia, alle teiere inglesi e tanto altro ancora. Gli orari di apertura della manifestazione sono per tutti e 3 giorni dalle 10 fino a mezzanotte. Tante le specialità da cui farsi conquistare. Una bella occasione per i toscani per andare a Grosseto. Pisa, il problema dei pigioni invade e colpisce anche la città di Pisa. Sterilizzazione e cassette per colombi. Le idee contro i troppi volatili, sia alla guerra a piccioni, anzi ai colombi di città, ma non indiscriminata. Nessun bagno di sangue, nessun sterminio per i volatili protetti perché in via di estinzione. Anche se almeno ai profani così non pare, perché nelle città e campagne toscane, così come a Pisa, se ne continua a vedere ancora a centinaia. Il problema del sovrappopolamento dei piccioni in città, uccelli piuttosto longevi e assai prolifici, è quello degli effetti collaterali, cioè dei rischi per la salute dei cittadini e i danni dell'ambiente e all'agricoltura, ai beni architettonici e a quelli monumentali. Questi argomenti sono stati oggetto di una riunione che si è svolta a Palazzo del Governo presieduta dal prefetto Francesco Tagliente. All'incontro hanno partecipato esperti e responsabili del settore del Comune, Provincia, ASL e Università. Sono state valutate e ipotizzate varie proposte e soluzioni per cercare di rimuovere le cause che innescano il sovrappopolamento. Si va dal monitoraggio sanitario alla sterilizzazione farmacologica alla costruzione di colombai razionali.
seguendo il modello già sperimentato da tempo e pare con discreto successo nel territorio comunale di Peccioli, all'incentivazione di misure di protezione passiva. Uno degli obiettivi è la riduzione numerica dei volatili e di conseguenza quello del rischio sanitario infettivo, allergico ed igienico per la popolazione, nonché degli inconvenienti appunto per gli edifici e le strutture monumentali. La strategia mira ad azioni dirette con il controllo della fertilità ed indirette col divieto di alimentazione dei colombi e la protezione degli edifici. La complessità della problematica comune a tante aree urbane ha suggerito di affidare a un gruppo di studiosi operatori di valutare a breve e proporre per la città di Pisa e non solo la migliore soluzione, tenendo conto anche delle ultime applicazioni fatte in altre città italiane e in altri paesi per tentare di porre un rimedio a questo fastidioso problema. Lucca, il calcio lucchese perde un pezzo pregiato della sua gloriosa storia. Il Tribunale di Lucca infatti ha dichiarato fallita la Fortis Lucchese 1905. La società con sede in via della Chiesa a Soltocchio milita nel campionato di eccellenza Girone A ed è la seconda realtà cittadina per tradizione e importanza. La sentenza è stata emessa dal giudice delegato Giacomo Lucente giovedì scorso. Il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la tesi difensiva della società che sosteneva di fatto di non poter fallire non essendo un'azienda a fini di lucro. Inoltre la documentazione presentata dalla società blu cerchiata secondo il tribunale non ha assolto l'onere probatorio avendo presentato solo semplici bozze di bilancio non sottoscritte né deliberate dall'assemblea dei soci né tantomeno depositate. Viareggio. Crisi, un versiliese su quattro cerca lavoro. La crisi colpisce Viareggio in modo grave. Un versiliese su quattro dall'inizio dell'anno si è rivolto a uno dei cinque sportelli dell'Informa Giovani per trovare un'occupazione. Oltre alla presenza cronica di moltissimi giovani tra i 16 e i 35 anni, fa riflettere anche l'aumento esponenziale di cittadini sopra i 40 e 50 e anche molte volte 60 anni rimasti senza lavoro, in particolare nella nautica e nell'edilizia, che si sono rivolti a questo sportello. Di fronte a queste catombe, il coordinamento degli Informa Giovani di Pietrasanta, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa e Seravezza non hanno perso tempo e riunitosi nella sala consigliare Pietrasanta hanno dichiarato di aver ottenuto dal Ministero del Lavoro l'accreditamento per svolgere attività di intermediazione tra chi cerca lavoro e aziende e privati in cerca di personale. Una volta ricevute le loro offerte, gli operatori provvedono a fare da filtro, a raccogliere le domande dei cittadini in possesso di quei requisiti, trasmettendo il curriculum all'azienda entro 10 giorni. Sarà un doppio canale perché l'azienda a loro volta comunicheranno il loro parere. Il servizio non sarà più limitato a una bacheca virtuale, ma si arricchirà di questa opera di preselezioni. Noi ci auguriamo che questa iniziativa abbia successo e possa essere attualizzata anche in altre realtà toscane. Brevi dalla Toscana, sta per arrivare l'estate di San Martino dal 28 ottobre al 3 novembre, uno tra gli eventi più clou del territorio pisano. San Miniato infatti sta per accogliere uno degli appuntamenti più attesi del teatro amatoriale, la rassegna L'estate di San Martino, organizzata dal gruppo teatrale For Red Roses di Castelfranco di Sotto. La rassegna propone 7 gruppi teatrali provenienti da tutta Italia che trasmettono al pubblico la passione per il teatro che li anima, ma non trascurando un po' di sana competizione che vedrà assegnare il 13° premio Città di San Miniato. Vi vogliamo ricordare ancora la personale di Giampaolo Frizzi. Giampaolo Frizzi presenta la sua personale ultima in Italia. Frizzi è conosciuto per essere un pittore dalle molteplici e dalle mirabili capacità tecniche ed espressive, in grado di spaziare con disinvoltura attraverso vari generi e stili per esprimere concetti più disparati ed originali. In questa occasione Frizzi ci presenta opere nuove, distanti dallo stile di un tempo, dove per tematiche e visioni del mondo gli interessi si rivolgono al fotorealismo americano e alla pop art. La mostra rimarrà aperta dal 31 ottobre alle ore 18 fino al 15 novembre presso il palazzo della Fondazione Banca del Monte nella splendida piazza San Martino. Un motivo in più per visitare Lucca e i suoi gioielli.
Brevi dalla Toscana, sta per arrivare l'estate di San Martino dal 28 ottobre al 3 novembre, uno tra gli eventi più clou del territorio pisano. San Miniato infatti sta per accogliere uno degli appuntamenti più attesi del teatro amatoriale, la rassegna L'estate di San Martino, organizzata dal gruppo teatrale For Red Roses di Castelfranco di Sotto. La rassegna propone 7 gruppi teatrali provenienti da tutta Italia che trasmettono al pubblico la passione per il teatro che li anima, ma non trascurando un po' di sana competizione che vedrà assegnare il 13° premio Città di San Miniato. Vi vogliamo ricordare ancora la personale di Giampaolo Frizzi. Giampaolo Frizzi presenta la sua personale ultima in Italia. Frizzi è conosciuto per essere un pittore dalle molteplici e dalle mirabili capacità tecniche ed espressive, in grado di spaziare con disinvoltura attraverso vari generi e stili per esprimere i concetti più disparati ed originali. In questa occasione Frizzi ci presenta opere nuove, distanti dallo stile di un tempo, dove per tematiche e visioni del mondo gli interessi si rivolgono al fotorealismo americano e alla pop art. La mostra rimarrà aperta dal 31 ottobre alle ore 18 fino al 15 novembre presso il palazzo della Fondazione Banca del Monte nella splendida piazza San Martino. Un motivo in più per visitare Lucca e i suoi gioielli. Prima di salutarvi, l'appuntamento con il NAMMA, il consorzio che ci dà le notizie del tempo che fa sulla nostra regione. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Questa è la situazione sinottica prevista per le ore centrali della giornata di domani, dove vediamo un vasto anticiclone disposto sull'Europa centrale, mentre il Mediterraneo risulta interessato da un'area depressionaria. Pertanto la previsione per la giornata di domani vedrà ancora delle precipitazioni, in particolare sulla Toscana di nord-ovest, qualche precipitazione è prevista anche sui versanti orientali dell'Appennino. Non si può escludere anche qualche occasionale precipitazione sulla costa centro-meridionale. I venti inizialmente saranno ancora di scirocco, ma tenderanno a disporsi dal nord-est nel corso della giornata. Mari generalmente poco mossi o mossi a largo. Per quanto riguarda le temperature, pressoché stazionarie o in lieve calo. Per quanto riguarda la tendenza poi per la giornata di giovedì, abbiamo segnalato un cielo generalmente parzialmente nuvoloso con qualche addensamento più intenso a ridosso dei rilievi. Non sono comunque previste precipitazioni. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, mari generalmente poco mossi, temperature in ulteriore lieve diminuzione, in particolare sui rilievi. Con questo dall'AMMA per il momento è tutto. La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita.